Secondo l'ultima ricerca sui consumi ittici degli italiani promossa dall'UGL agroalimentare realizzata dall'Istituto Demoscopico Lab 2101, nell'ultimo anno è cresciuta di oltre 2 punti percentuali la consapevolezza della pesca sostenibile. Dallo stesso dossier si apprende anche come 8 italiani su 10 si ritengano disponibili a modificare o ridurre i propri consumi, inserendo nell'alimentazione quotidiana anche specie pescate con metodi artigianali, il che vuol dire basso impatto ambientale per contribuire a migliorare la gestione dei mari. In generale è evidente un aumento dell'attenzione per la qualità. È importante intanto sostenere la filiera ittica, che ha delle criticità nel nostro paese, malgrado gli 8.000 chilometri di coste e le sue specificità. Siamo un'eccellenza nella pesca e nell'itticoltura. Ovviamente ci sono delle criticità, ci sono per le flotte che stanno diminuendo costantemente, per la concorrenza che i pesci che vengono, i prodotti ittici che vengono da fuori dal nostro mare, che è pescoso, che è saporito e che produce pesce azzurro in particolare, incominciano a diventare, soprattutto a causa della filiera della distribuzione, della grande distribuzione organizzata, che preferisce ovviamente prodotti esterni, prodotti extranazionali che sono commerciabili più facilmente. Ecco, su questo si deve sicuramente intervenire anche attraverso una comunicazione più efficace, una consapevolezza maggiore dei consumatori e soprattutto con una riscoperta della identità nazionale. Il nostro pesce è pesce buono, è pesce di qualità, è pesce che va venduto, comprato e consumato con maggior consapevolezza. I consumatori appaiono inoltre consapevoli dell'emergenza legata alla diffusione nei nostri mari del granchio blu. Per il 45,8% del totale delle persone intervistate, la soluzione migliore sarebbe pescare e potenziare la filiera di distribuzione e di vendita al dettaglio per uso alimentare. Soltanto 2 consumatori su 10 si ricordano una campagna di comunicazione o pubblicitaria sul tema della pesca. Il 93,9% di loro invece trova nei siti istituzionali la fonte di informazione maggiormente affidabile, a seguire le riviste di settore.